Bentrovati da Matteo Agnoletto qui su Babbo Leo News. Stiamo per andare in diretta con il nostro ospite, che lo potete vedere alla vostra destra e alla mia sinistra, è Luca Pastorino. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il deputato ligure di Bogliasco di Liberi e Uguali. Cerchiamo di fare il punto, come abbiamo fatto anche con altri colleghi deputati di Pastorino, su cosa si stia facendo a Roma per il caso Genova, in particolare per Ponte Morandi, per il post tragedia, quindi tutte le misure necessarie per il capoluogo ligure. In questo punto, da questo punto di vista, abbiamo le iniziative che sta portando avanti come opposizione, essendo Liberi Uguali una forza che non è di governo. Pochi secondi, andiamo in diretta, noi ci mettiamo cuffia e microfono, voi potete seguirci qui su Facebook. Parliamo di politica su Babbo Leo News, in particolare di cosa si sta facendo in Parlamento per il caso del ponte Morandi a Genova. Facciamo il punto insieme al deputato ligure di Liberi e Uguali, Luca Pastorino, che è nostro ospite in studio. Ben trovato, Pastorino. Buongiorno a lei, buongiorno ascoltatori. Con lei vorrei partire dalla proposta che avete lanciato come Leu di attivare un'unità di crisi al Ministero dello Sviluppo Economico per assistere l'intera economia cittadina a rischio collasso. È una proposta nata a seguito della, a suo modo di vedere, inefficace azione del governo sul tema? Quello diciamo che l'abbiamo verificato nel corso dei giorni. Diciamo che noi per primi come gruppo abbiamo proposto a 3 giorni dal disastro una legge speciale per Genova, un provvedimento speciale per Genova, che poi sia una legge, che sia un decreto, e ci siamo messi a disposizione da subito per dare il nostro contributo in termini di contenuti a questo decreto. Quindi è vero, c'è la proposta di istituire un'unità di crisi presso il MISE, perché banalmente abbiamo pensato che qui non si tratta di un'impresa in crisi o di un ramo di un'impresa o di un'azienda, ma si tratta di un sistema economico molto molto vasto che secondo me necessita di una particolare attenzione, particolare cura da parte del governo, anche per dare continuità a quello che il governo aveva detto, promesso nei giorni immediatamente successivi al disastro in termini di attenzione per la città e per i suoi problemi, per il porto e quant'altro. Quindi questo è un punto, e oltre a questo abbiamo proposto altre cose, a partire da misure in favore del Comune di Genova, e soprattutto il punto chiave di questo decreto è che dovrà contenere danari che non saranno ovviamente i danari che Autostrada dovrà riversare per restaurare tutti del danno provocato, ma dovranno essere danari da utilizzare per un rilancio a 360 gradi della città e del suo nodo produttivo. Dall'altra parte è chiaro che tutto questo va fatto anche utilizzando norme speciali, quindi norme che consentono anche deroghe rispetto appunto al sistema di norme vigenti. Mi riferisco evidentemente alla possibilità di velocizzare procedure di affidamento lavori, la presenza, perché no, di un commissario e quant'altro. Insomma, sono tante cose che abbiamo detto, e le abbiamo dette da subito. Poi ci aspettavamo un atteggiamento diverso da parte del governo, e finora, come ho avuto modo di dire in aula, questi hanno pestato l'acqua nel mortaio. Ecco. Arriviamo qui, ho usato un'immagine sicuramente chiara. L'idea che si sta facendo a Roma dell'operato del governo, perché qui a livello locale ci sono state polemiche, ci sono quasi quotidianamente tra istituzioni locali, soprattutto il presidente della regione Totti e membri del governo, un giorno Di Maio, un giorno Toninelli, ma quello che sembra mancare alla fine tutta questa discussione, tutte queste polemiche, si sta facendo sulla pelle dei genovesi. Manca un decreto, una legge speciale. Ogni giorno ci sono nuove promesse con contorni un po' confusi, mischiare il terremoto di Ischia con il decreto speciale per Genova, l'ultimo da citare, e non si riesce ancora a capire quali possano essere poi le misure veramente speciali e in deroga che il governo metterà in campo. Anche voi come forze parlamentari sta arrivando questa idea, o avete qualche elemento in più rispetto ai semplici cittadini? No, noi siamo molto preoccupati, l'ho già detto anche in aula. Scorsa settimana il ministro Toninelli ha riferito in aula, ha parlato di tutto e pochissimo di Genova, nel senso che ha preannunciato, questa è la novità del giorno, un decreto per Genova e per le infrastrutture, molto ampio come tema. Io credo che invece sarebbe necessario un decreto per Genova specifico e poi un decreto per le infrastrutture, perché è un gran problema anche quello, ma insomma capisce bene che è un argomento talmente vasto che rischia appunto di annacquare il problema vero, perché la sensazione che abbiamo tutti
più o meno è quella che il governo e comunque anche chi vive al di fuori della nostra città, della nostra regione, non abbia percepito effettivamente qual è l'entità, quale sia l'entità del problema. E, nonostante membri del governo siano venuti tutti a Genova a vederlo anche e sentirlo, toccarlo con mano da vicino. Però una cosa, se uno pensa che è caduto un ponte e bisogna rifarlo, una cosa se uno diciamo, ha interiorizzato il fatto che non è solo che è caduto un ponte, qui è una città spezzata a metà, un sistema produttivo messo in crisi, in discussione. Quindi Toninelli la scorsa settimana è venuto a dire che in questo decreto semi-omnibus ci sarebbero state misure a favore degli abitanti sotto forma di sostegno per i mutui, per le imprese ha parlato di sgravi fiscali, ma insomma senza definire più di tanto, e poi ha usato un termine molto pericoloso, ha parlato di delocalizzazioni temporanee di imprese. Insomma, io credo che invece si debba fare tutto il contrario, si debbano ottenere quali imprese, magari trovare sul territorio di Genova delle collocazioni diverse, cosa che qualcuno, al quale qualcuno sta pensando, però insomma, è stato un discorso molto molto fumoso che abbiamo contestato. Poi, come dice lei, oggi se ne esce Di Maio dopo le polemiche con Toti di questa settimana, che diciamo che mal si conciliano, no, con l'obiettivo di ricostruzione, di ripartenza della città, e questo Di Maio tira fuori un altro decreto con un altro nome, ovvero un decreto per Genova, ma anche un po' per Ischia, no? E forse qualcos'altro. E quindi devo dire che la preoccupazione, la percezione mia è quella, secondo me, anche del cittadino qualunque, che vede veramente uno scenario un po' confuso. Noi adesso siamo ormai quasi un mese, venerdì sarà un mese esatto dalla tragedia, e finora di atti parlamentari non sono stati prodotti di nessun tipo, ed era la cosa che chiedevamo con urgenza fin dal primo giorno. Su Babboleo News siamo in compagnia di Luca Pastorino, deputato ligure di Liberi e Uguali. Stiamo facendo il punto sul post tragedia del Ponte Morandi a Genova. Le vorrei chiedere, visto che il suo punto di vista politicamente è distaccato sia dalle amministrazioni locali di comune e regione del centrodestra in Liguria e a Genova, sia distaccato da quelli dai colori politici del governo giallo-verde, quindi Movimento 5 Stelle e Lega, in questo primo mese almeno post tragedia vede una gestione del tema uguale tra istituzioni locali e governo, o se dovesse spezzare una lancia in favore di qualcuno, le istituzioni locali ad esempio secondo lei si stanno comportando meglio rispetto all'esecutivo? Ma guarda, io ho già avuto modo di spezzarla questa lancia a favore delle istituzioni locali, perché da ex sindaco ho apprezzato innanzitutto la presenza, quindi già dai primi momenti in prefettura, dei sopralluoghi, insomma, che poi che ho accompagnato, però insomma è importante secondo me esserci, perché il contesto era complicato e lì devi decidere, e se non ci sei non ci sei, quindi già questo secondo me è un punto di merito. Poi è chiaro che gli effetti di questa azione, visto che è passato ormai un mese, li misureremo nel tempo, no? Non siamo certo qua, diciamo, a sindacare se si poteva fare un po' di più, un po' di meno, un po' diverso, un po' in altro modo. Questo per cui già dall'inizio ho potuto, diciamo, spendere parole, non dico di elogio, ma insomma di soddisfazione per vedere impegnati in prima linea il sindaco e il presidente della regione, poi senza contare la prefettura, poi i volontari, la protezione civile e quant'altro. Devo dire che per quanto riguarda il governo, mentre appunto ero rimasto favorevolmente impressionato dalla presenza di tutto il governo sostanzialmente, perché c'era il primo ministro, vice premier, eccetera eccetera, Toninelli, già dal giorno successivo, e poi devo dire che questa roba non è stata data continuità. Tenga presente che noi avevamo, che il giorno stesso dei funerali il presidente della Camera Fica aveva convocato una riunione di capigruppo alla Camera in prefettura, alla quale io ho partecipato delegato dal mio capogruppo. E in quella riunione noi avevamo chiesto di accelerare i tempi più possibili. C'era stato risposto, quindi le date che erano state poi fissate erano il 27, un appuntamento a commissioni riunite di Camera e Senato per fare il punto sulla situazione, e poi il giorno 4 le comunicazioni del governo su Ponte Morandi. Le obiezioni mie, come di altri colleghi che erano lì, erano state di accelerare ancora di più, di accorciare un po' i tempi, perché insomma anche forse presi dall'emotività del momento, perché noi forse liguri eravamo più emotivamente coinvolti, siamo più emotivamente coinvolti in questa faccenda, avevamo chiesto di andare ad anticipare il 27 oppure fare tutto in una settimana. C'era sì, stato si era chiesto anche di riaprire prima Camera, certo, e Senato, certo, nonostante la pausa estiva. Anche prima del 4, vuol dire il 4 era comunque prima, perché la Camera da calendario ante Morandi, diciamo, doveva aprire oggi e domani anzi. L'anticipazione di una settimana c'è stata. Noi chiedevamo ancora un'anticipazione, diciamo,
anteriore, quindi verso la fine di agosto, c'era stato risposto che quel tempo era necessario assolutamente per fare tutte le verifiche di tipo tecnico, da arrivare in commissione prima, in aula poi, con le idee chiare, no? E quindi diciamo tutti quanti avevamo chiesto, vabbè, avrete comunque un'idea del percorso da seguire, a grandi linee quantomeno, con dei contenuti di un provvedimento, un senso o un altro, e c'erano state date garanzie su questo. Ad oggi non c'è ancora nulla, c'è un Di Maio che dice una cosa diversa rispetto a quella che ha detto Toninelli la settimana scorsa, e nel mezzo ci sono, diciamo, le contrapposizioni con le istituzioni locali che chiedono, l'altro giorno in delegazione Leo abbiamo incontrato anche il presidente Toti e il sindaco Bucci, la delegazione era composta da me, dal capogruppo di Camera e Senato, da Sergio Cofferati ed altri, diciamo loro l'obiettivo delle istituzioni locali è quello di raggiungere in fretta, diciamo, l'obiettivo di riavere un ponte, di avere un ponte e tornare il prima possibile alla normalità. E vorrei chiederle per chiudere proprio un suo pensiero sul progetto del nuovo ponte. Ci sono state polemiche non tanto per la matita di Renzo Piano, che avrebbe disegnato la nuova infrastruttura, quanto per la presenza all'inaugurazione dell'amministratore delegato di Autostrade Castellucci insieme a Bono di Fincantieri. Qui nuove polemiche, non faremo costruire il ponte a chi l'ha distrutto, dice Di Maio e così anche Toninelli. Secondo lei è il percorso giusto o Regione Comune, per cercare di accelerare il più possibile, non guardano in faccia nessuno e dicono vabbè, alla fine se c'è autostrade prendiamo autostrade, basta rifarlo presto? Allora, se fosse successo a me, se fosse stato sindaco o primo ministro, facciamo sindaco, io mi sarei fatto esplodere, proprio glielo dico chiaro, no? E il procedimento di avvio della decadenza, secondo me è una cosa sacrosanta da fare in questi casi. Poi vediamo come è stata fatta la convenzione, facendo la valutazione, ma se ti crolla un ponte, voglio dire, questo è un motivo fino alla prova contraria, fino alla soglia del dolore, di gravissima inadempienza, che giustifica anche l'avvio di un procedimento di decadenza. Detto questo, poi ci sono le cose da fare, e fino a prova contraria, Autostrade è diciamo, il gestore che è obbligato a ristabilire la mobilità e quindi a fare in modo che diciamo, l'arteria autostradale che ha in concessione riprenda funzionalità. Quindi è un soggetto che fino a quando c'è deve restaurare il danno. Poi, se poi la scelta è quella di affiancargli un altro interlocutore, può anche essere una scelta giusta, opportuna. Chiaro è che allora ancora di più ci vuole un decreto Genova che stabilisca che le norme vigenti attuali, soprattutto in tema di appalti, devono essere comunque bypassate in qualche modo, perché altrimenti per prendere un altro soggetto bisognerebbe fare una gara europea, perché io credo in Europa almeno 10-15 soggetti in grado di costruire un ponte queste caratteristiche ci siano, no? E quindi i tempi però qui si dilaterebbero, e le norme sulla concorrenza ci metti un secondo a infrangerle, ecco, quindi vuol dire, ci vuole anche la lungimiranza del buon padre di famiglia, per cui il presidente Toti ha convocato, ora la presenza di Castellucci può essere anche considerata inopportuna, poi perché poi era indagato, perché insomma questo ci può anche stare, ma è chiaro che il tentativo di mettere insieme i soggetti che ci sono deve essere fatto. Ora la palla passa al governo, che deve agire, non più parlare o litigare tutti i giorni, magari domani mattina ci sarà Genova, Ischia e non lo so, il cratere di Amandola, ecco, cioè, speriamo di no. Noi abbiamo chiesto un provvedimento su Genova, quindi che abbia un perimetro di azione ben definito e ben chiaro, perché i problemi non sono solo della città e della sua economia, sono anche di un pezzo importante dell'economia nazionale, in generale del nord Italia. Questo se lo devono mettere nella testa, mi scuso se parlo così chiaro, ma evidentemente non è passato questo messaggio, e mi auguro che già alla fine di settimana o l'inizio della settimana prossima potremo pensare di vedere quantomeno una bozza di contenuto di un provvedimento ad hoc. Grazie per essere stato con noi, a Luca Pastorino. Grazie a lei. Matteo Agnoletto, Babbo Leo News, cosa succede in Liguria? Aspetta. Salutiamo chi ci ha seguito su Facebook. Era qua, sì.